Signori, eccoci ritornati nel mio laboratorio alchemico. Mi domando quante altre pozioni potremo creare quest'oggi. Allora, è una nuova giornata, quindi come prima cosa raccogliamo gli ingredienti dal nostro giardino. In futuro, quando il gioco verrà aggiornato, potremo addirittura seminare noi stessi delle nuove piante. Allora, vediamo un po' chi ci arriva di bello quest'oggi. Buongiorno, salve, sono un mercante ambulante. Ok, vediamo un po' cosa ci vende di bello. Non abbiamo tanto denaro, preferirei accumularne un po' prima di fare nuovi acquisti. Aspetta, c'è la carta incantata. Un paio di pagine ci potrebbero effettivamente fare comodo. Vediamo un po' se riesco a contrattare, che non sarebbe male. Non fare boiate, porca di quella iperporca. Abbiamo pagato 42 di meno, yay, perfetto. A risorse per adesso siamo messi bene, quindi direi di non investire altro denaro. Grazie signore, alla prossima. Ui là, vedo nuovi clienti quest'oggi. Alchimista, vorrei una pozione della guarigione. Ieri un bandito mi ha trafitto una spalla con una freccia. Guardi, era peggio un ginocchio, eh. Vediamo un po' se ne abbiamo già di pronte. In effetti no. Signori, dobbiamo anche sistemare il nostro ricettario. Cosa vuol dire? Che io, esplorando la mappa, non ho guardato di utilizzare meno ingredienti possibili quando creavo alcune pozioni. Pertanto rischiamo di sprecare più risorse quando le craftiamo automaticamente. Allora prepara questa ricetta, almeno un paio della serie è meglio abbondare. Che poi domanda da un milione di dollari, ma io le posso tipo lasciare qui? Ah, ma guarda, le possiamo mettere anche qua. Ma no, ma che cosa carina. Ok, ok, allora pozione di terzo livello, cos'è questa? Sì, perfetto. Vediamo se riesco ad aumentare il valore della merce. Un pochettino di più della serie meglio che nulla. Un altro cliente soddisfatto. Salute alchimista, aiutami a rifornire la mia scorta di pozioni. Ne avevo alcune con me, ma la caccia si è rivelata selvaggia e ho dovuto berle fino all'ultima goccia. Un'altra pozione di cura. Ayo, guarda, pronta all'uso. Aspetta un attimo, lui è un cacciatore in effetti? Beh, diciamo così, ma non di animali. Caccio creature come troll, orchi e diversi tipi di ghoul. A volte arpie. In generale mi occupo di ogni sorta di mostro quando la paga è buona. Potrebbe essere la versione poracesca del Witcher. Magari mi può procurare un po' di risorse in futuro. Venduto, ottimo. Ai ai ai, ho bisogno di un veleno potente ad azione rapida. No, tu te ne vai dal mio cocchio di negozio, furbacchione. Oh, è ritornata la tizia che ti vende le erbe, quelle buone buone buone. Allora, vediamo un po', c'è uno sconto sul fiore d'acqua. Però ne abbiamo già una decina. Ehi, questi sono nuovi. Groviglierba, umida e scivolosa. Signora ha detto così, un pochettino imbarazzante, eh. Sì, sì, la maggior parte delle risorse di base le abbiamo tutte. Però questa groviglierba è abbastanza particolare. Vediamo di prendere un paio di campioncini. Si sa mai che magari le utilizziamo in futuro. Sto cercando di evitare troppi rischi con la contrattazione e arrivederci alla prossima. Mi occorre qualcosa con cui ungere la spada che infligga danni aggiuntivi. Di cos'è che vuoi tu? Ho una pozione della forza? Non sembra essere molto contento in effetti. Non è che il tizio vuole un veleno? Mi sorge un dubbio in effetti. Allora ritorniamo alla nostra mappa. Peraltro abbiamo degli obiettivi secondari. Crea una pozione con due effetti diversi. Se vi ricordate abbiamo alcune challenge, alcune sfide da completare. Crea una pozione della destrezza. Ah già, in effetti non l'abbiamo mai craftata. Abbiamo raggiunto la zona qua sopra. Se siamo fortunati ho la ricetta all'interno del ricettario. Pozione della rapidità. Ecco, prepara questa ricetta. Quindi dovremmo averla craftata, perché non mi dai l'obiettivo completato. Aspetta, questa è la pozione della rapidità, non della destrezza, razza di idiota. Ah, probabilmente sarà un'altra magia che dobbiamo ancora sbloccare. Oh, una prova la possiamo fare, siamo pieni zeppi di fiori del vento. Aspetta un attimo, se non ricordo male, posso andare sulla pozione della rapidità e dirgli continua a preparare direttamente da qui. Ah, e automaticamente lui ha inserito gli ingredienti all'interno del calderone. Ok, questo è molto ma molto comodo. Vediamo un po' se sblocchiamo qualcosa di nuovo. Non è male in effetti. Beh, non troppo al nord. Forse possiamo provare a muoverci in questa direzione. Mi basta utilizzare dei fiori dell'acqua e il gioco è fatto. Gioco, ci fosse un metodo più veloce per craftare cose? Sì, insomma, non sarebbe male anche per triturarle e via dicendo. Dove boia sto andando pure io? Oh, il lato positivo è che recuperiamo un po' di esperienza. Ok, c'è qualcosa direttamente qua sotto. Se utilizziamo un po' di terraria dovremmo riuscire a raggiungerla. Aspetta, questa era terraria, è vero? L'avevamo lasciata lì ancora lo scorso episodio. Trituriamola non troppo fine, altrimenti rischiamo di andare troppo avanti. Vediamo un po'. Intanto mi potrebbe sbloccare l'effetto. Preferirei portarlo a livello 2, ma per adesso vediamo di che cosa si tratta. E fulmine!
Ok, e vuol dire fulmine elementale? No, pozione della rapidità e del fulmine? Vabbè, quindi è doppio come effetto. Ah! Fatemela anche personalizzare, perché come avete visto abbiamo un sacco di boccette, si può cambiare anche la forma delle etichette. Cioè, letteralmente di tutto, gente. Posso anche cambiare gli effetti cromatici sulla boccetta e cambiare l'etichetta stessa. Posso anche spacciarla per un'altra pozione. Ok, concludila per adesso. Così abbiamo, oh, finalmente completato un'altra sfida, come crea una pozione del fulmine che prima ci mancava. Ah, il tizio di prima se n'è andato! Ma come? Hanno detto che non c'era limite di tempo. Vorrei una pozione che mi aiuti a salire su una roccia alta e scoscesa. Una pozione della forza? No? A lui non va bene? Forse vuole una pozione della levitazione? È qualcosa che non abbiamo ancora mai incontrato. Tanto che ci siamo, vorrei provare ad entrare all'interno di quel portale. Se mescoliamo questi due ingredienti, dovremmo probabilmente farcela. Mi avete detto di mescolare il calderone. E una volta arrivato al portale, devo praticamente utilizzare il mantice. Ah! Oh! Ok, guarda, guarda che bella zona. Non è esattamente quello di cui... No, buongiorno signore, dicevo. Non è esattamente quello di cui avevo bisogno, ma mi permette all'occorrenza di recuperare un sacco di conoscenza che altrimenti sarebbe andata praticamente perduta. Possiamo fare la stessa cosa ed entrare anche nel successivo portale. Rimettiamo un po' di fiore del fuoco lì, come cocchio si chiama. Così almeno ci facciamo un'idea di dove vadano i portali. Oddio, altresì è vero che siamo a un passo da un effetto. Ferma tutto. Il problema è che non ho ingredienti che mi permettono di andare in diagonale in quella direzione. Senti, usiamo del fiore del vento, casomai andrò a comprare un po' di roba. Vediamo un po' se riusciamo ad avvicinarci abbastanza. In effetti sì, vediamo un po' cosa boia ho creato. Fascino, hai sbloccato un nuovo effetto. Oh, l'amore. Ok, però non era quello che mi serviva. Allo stato attuale non saprei in che direzione andare e rischiamo di sprecare purtroppo troppi ingredienti. Oh, non possiamo far contenti tutti? Questo vuole una pozione utile in battaglia, quella della forza. Oh, è contento in effetti, purtroppo una pozione di base, quindi non ci guadagneremo più di tanto, mi pare fosse al massimo di... Ah, livello 2, porca la miseria, vabbè, non importa, ormai ho fatto la boiata. Nel frattempo mi dicono dalla regia che la mia bottega è diventata più popolare. Abbiamo 2 punti talento da spendere e li spenderei per il commercio, in modo tale che i prezzi diventano il 50% più favorevoli. Voglio dire, è un gioco che ruota attorno al denaro. Oh, penso che gli ortaggi del mio campo si siano rimpiccioliti. Hai niente che possa farli tornare? Sì, avevo in effetti questa. È proprio basilare, signora, nulla di che. Ma voglio dire, tante poracce da far schifo. Ecco qua, ci ho guadagnato un po' di più. Ah, santo cielo, la storia della contrattazione è un gigantesco casino. Devo anche togliere le boccette da qui perché sono belline da vedere. Ma non capisci se siano pozioni di primo, secondo o terzo grado. Sì, io so, dovrei personalizzare le boccette, ma non stiamo ad esagerare. Allora, per adesso direi di andare a dormire. Abbiamo comunque guadagnato un po' di denaro, non mi lamento. Però le richieste dei clienti cominciano a diventare abbastanza difficili, perché non capisci a prescindere di cosa abbiano bisogno. Allora, oila, un nano. Mostra che tag mi sta, giunga con noi alle montagne, ti servono. Scusi, ma lei chi è? Cosa vende? Sono un minatore, scavo, creo tunnel, cerco doni dalle montagne, rocce, minerali, cristalli. Non mi ricordo se c'era anche lo scorso episodio, sono un vuoto di memoria. Oila, lero, lalala. Il cristallo delle nubi? Questa roba costa un botto. Ma c'è un portale in mezzo, guardate bene. Dopo il simbolo della pozione c'è quello che sembra essere un portale. Magari uno. Ne prendiamo, ma non di più, perché porca la stramiseria. Questo mi svuota il conto in banca. Ok, meno 44. Signore, è stato un piacere conoscerla, saluti a casa. Ho sentito che il tonchio è in grado di divorare tutti i nostri luppoli. Devo trattarli con qualcosa di velenoso. Ok. Fatemi dare un'occhiata all'interno del nostro ricettario, perché abbiamo troppe ricette per fare le pozioni del veleno, soprattutto quelle forti. Queste ci richiedono 2 funghi fetidi che tuttavia sono difficili da craftare, mentre invece l'altra versione utilizzava materiali più basilari come la terraria, la campanula di fuoco e un fungo fetido, che mi pare la cosa migliore. Allora, prepara questa ricetta, eliminiamo casomai quella del veleno di primo livello. Ok, e abbiamo una pagina libera.
Oh, meno male, ma io le posso tipo Ah, ma guarda che cosa carina. Beh, ok, le devo muovere io fisicamente. Ah, credevo avessero dei posti fissi. A sto punto toglimi la debole pozione della guarigione. Ora è tutto più facile da gestire. Ok, e qui abbiamo casomai le due pozioni del veleno. Le posso muovere anche più in basso o più in alto le etichettine. Ma che cosa carinissima. Anche in questo caso abbiamo gelo 2 che possiamo rimuovere, perché abbiamo già la versione gelo 3 overpower. Alcune versioni le dobbiamo migliorare quanto prima. Allora, ritornando a noi, la signora voleva qualcosa di velenoso. Ed ecco qua, signora, mi raccomando, non ci ammazzi nessuno. Il marito, magari, non me lo ammazzi con le pozioni, che poi c'ho la pula che rompe i maroni. Aspetta, andiamo di migliorare un po'. Vabbè, più uno. Me la sono un po' cannata, è difficile. Mi fa malissimo la cesta, al punto che non riesco più a dormire. Hai qualche sonnifero? Non basta una pozione di cura, perché dove poi può essere il sonno? Io andrei in direzione del freddo, magari dopo c'è il sonno. Un telone può sempre sperare. Ah, mi dicono dalla regia che non ho mai concluso la pozione di prima. È vero, me ne sono completamente dimenticato. Concludila, perfetto, e abbiamo un nuovo punto talento. E abbiamo sbloccato l'obiettivo, crea una pozione del fascino. Ah, farebbe comodo anche al telone, eh. Allora, questa volta aggiungiamo uno sfacelo di fiori dell'acqua per cercare di spostarci quanto più possibile verso destra. Oddio, aspetta, mi è uscito dal calderone, non me l'aspettavo. Vai, recupera anche qualche cosina extra. Oh, oh, ora ragioniamo. Oh mio Dio, con questo ci arriviamo praticamente in parte. Non è che sia malvagio, è che il gallinaccio mi costa un occhio della testa. Al diavolo, continuiamo ad utilizzare per adesso delle risorse di base finché non siamo convinti di quello che stiamo facendo. E con questo dovremmo arrivare a destinazione in men che non si dica. Vediamo se riesco a fare una versione di secondo livello. No. Mi devo accontentare di una di primo. Perfetto, vediamo di bloccare il tutto. Ed è una pozione della destrezza. Yay, era quello che dovevamo fare. Quindi è a posto. Potremmo salvare la ricetta intanto della serie meglio che nulla. E concludi la pozione. Perfetto. Ben fatto, hai completato il capitolo. A ogni nuovo capitolo appariranno nuovi visitatori, tipi di ordine, basi per pozioni, mercanti e oggetti acquistabili. Quanti capitoli ci sono in sto cocchio di gioco? Allora, per adesso continuiamo a tritare risorse come non ci fosse un domani per raggiungere anche quest'altra zona. Come ho detto, secondo me la pozione del sonno si trova da quelle parti. Oh, guarda, guarda, la florifoglia mi permette di avvicinarmi veramente un sacco. Forse con una seconda florifoglia dovrei riuscire a raggiungere facilmente la mia destinazione, vediamo un po'. In effetti la superiamo anche. Allora, dobbiamo vedere se riusciamo già a sbloccare la versione di terzo livello. Facciamo una prova del genere. Arriviamo intanto alla fine del percorso, così sblocchiamo un altro po' di conoscenza. Se aggiungo dell'acqua... Aspetta, non andiamo dove vorrei. Se aggiungessimo del fiore del vento... Oh, la cosa si fa molto interessante. Allora, fatemelo tritare un cicinino. Allora, ci spostiamo un po' di qui. Ora aggiungiamo un po' di acqua. Secondo me è fattibile, signori, ma non troppa. Rimescola. Un attimino. Ritira indietro te. Ferma tutto. Blocca, dimmi che è un sonnifero. Sì, sonno, hai sbloccato un nuovo effetto. Salva la ricetta. Cioè, richiede un sacco di ingredienti, non dico di no, un po' ne sprechiamo forse, ma per adesso concludi la pozza. Oh, aspetta che devo anche controllare il nuovo percorso dell'alchimia. Vabbè, ah, questo è capitolo 2. Ho detto, abbiamo già completato tutto. No, ma abbiamo completato un sacco di sfide del suddetto capitolo. Crea una pozione della luce, una della pelle di pietra. Raggiungi il livello 5 di popolarità. Crea una pozione con 3 effetti diversi. Prima l'ho fatta per errore senza rendermene conto, ma lo possiamo fare tranquillamente. Signora, perdoni l'attesa. Ecco qua la sua bella pozione del sonno. Signora è anche contentissima. Vediamo un po' se riesco a ottenere un po' più di denaro. Più 35. Ok, ho usato anche uno sfacello di ingredienti. Zofo di disenteria, hai nulla per curarla. La situazione che sto vivendo richiede un certo garbo. Quindi vuole una pozione dall'effetto debole? Vabbè, la preparo in 5 secondi, vuol dire basta andare in diagonale. Il problema è che sto finendo le materie prime. Ecco qua, ho usato ingredienti molto economici. Tanto la tizia ha detto ti pago di più a prescindere, ci basta toccare. Ecco qua l'effetto, blocchiamo la pozione, olè, e concludi il tutto.
Ok, la signora dovrebbe essere soddisfatta e questa che vuole. Splendida, quella pozione perfetta. Sì, aspetti che le alzo un pochettino il prezzo, porti pazienza e si goda tutta la sua dissenteria. Oh, è ritornato il fungaiolo, signore. Magari non si rifaccia crescere addosso. Ah, salute alchimista, ti interessano dei bei funghi? A proposito, mi servirebbe una pozione, puoi aiutarmi? Ma certo, di cosa ha bisogno? C'è un angolino nascosto nel bosco dove crescono dei funghi interessanti, ma è pieno di... Ah, funghi interessanti, birbantello, vecchio bastardo. Ma è pieno di montagnole di terriccio, radici sporgenti. Quindi cosa boia vuoi? Superare le 100 storci su una caviglia richiede una destrezza impressionante. Dove è andata? Ah, buongiorno, in effetti ho una pozza... Cos'è? Forse mi darà funghi migliori. Splendido, quella pozione perfetta, consegna. Quindi ora se andiamo a vedere la sua merce, forse ci farà dei prezzi migliori? Non lo so nemmeno io. Fungo matto, oddio, costa poco e mi permette di andare in diagonale verso il basso. Potrei anche comprare una sella delle driadi che mi permette di andare tanto tanto verso il basso. Denaro ne abbiamo, in effetti. Ok, dai, vediamo di investire un pochettino. No, no, contrattato, porca boia! Riporta, concludi la conversazione, signore, vada avanti, che è meglio. La signora qui si è schiacciata un dito, povera stellina, le diamo una bella pozza di guarigione, ecco qui. Signora, con questa ci si cura anche un arto amputato, voglio essere onesto con lei, le sto vendendo roba anche troppo buona. Ma vabbè, dettagli, più 11, porca miseria, mi rode troppo non aver contrattato prima. La serratura della mia porta d'ingresso si è inceppata, come farò a entrare in casa? Io che cocchio ne so. Vabbè, ci sono pozioni per aprire le serrature per davvero? Signori, e se utilizzassimo la pozione dell'esplosione? In teoria... Ok, lui è disposto a far saltare la porta di casa? Orca boiazza, questi sono un po' strettini. Allora, salto il primo. Ok, va bene lo stesso. È meglio non rischiare, mi sono fregato troppe volte. Questa ha bisogno di un fertilizzante per l'orto. Abbiamo salvato la ricetta? Abbiamo una pozione di crescita rapida di primo livello. Fatemi vedere sulla mappa dove boia si trovava. È un po' in culolandia, Non dico di no. Vediamo un po' se riesco a raggiungerla. Con gli ingredienti che ho, direi di sì. Devo usare solamente un bel po', trita meglio, di florifoglie. E poi casomai ci tiriamo indietro utilizzando l'acqua. Inoltre vi faccio notare che con la suddetta ricetta possiamo entrare in un altro portale. Ma per ora preferisco non correre dei rischi inutili. Allora aggiungerei un fiore dell'acqua per adesso, ma poi ci dobbiamo comunque spostare in diagonale. Porco cane, la florifoglia mi porta anche troppo avanti, è veramente tanto rischioso. Faccio una prova veloce, sperando di non perdere tutta la pozione. Tirami indietro senza toccare le ossa, ti prego. Ah, pozione rovinata. Dannazione, c'ero quasi. Peccato, peccato, peccato. E niente, gliela faccio debole per adesso perché non ho gli ingredienti, altrimenti, per farne una seconda. Dannazione, mi rode proprio una cifra. Ad ogni modo è una pozione che normalmente viene pagata bene. Un mago malvagio si è rifugiato nella sua torre con l'intento di fuggirci. Avresti una pozione in grado di aprire una breccia in un muro? No, ma la possiamo craftare. Dimmi che ho... Oh mio Dio, non abbiamo salvato la pozione esplosiva? Perché non avevamo spazio nel libro e non sapevo come funzionasse per bene. Allora, dobbiamo ritornare qui. Proverei a entrare nel portale. Ah, no, il portale mi portava qua. Ok, quindi sarebbe una gran fregatura. Il problema, signori, è che siamo giù di scorte per metterci a fare i big giri. Quindi purtroppo, signore, mi dispiace, ho perso un po' di reputazione. Ma almeno non ho sprecato tutte le mie risorse. Allora, direi di andare a dormire. Mamma mia, ragazzi, ci vuole una vita a registrare un episodio di sto gioco. Sembra una boiata, ma devi calcolare davvero troppe cose. Speriamo che il mio giardino mi dia un attimino un po' più di materiali, che non sarebbe male, non ci sono funghetti e ci accontentiamo. Buongiorno, oh maronna, è arrivato Mago Merlone. Salve collega, come vanno gli affari? Salve, anche lei una bottega? No, non ho una bottega, possiedo un laboratorio alchemico in un'altra città dove eseguo svariati esperimenti alchemici. Ah, ok. Pertanto non ci facciamo concorrenza, al contrario, presto avrò delle apparecchiature alchemiche aggiuntive che potrebbero interessarti. Ah, va bene. Ah, è quello che vendeva le pagine, mi dispiace ma devo tenermi del denaro da parte pure io. Mi sono imbattuto in un rotolo contenente un potente incantesimo che vorrei tanto mettere alla prova, ma temo di non avere abbastanza poteri magici. Esiste una pozione? Sì, la pozione del mana,
che noi abbiamo già di secondo livello. Signora, non posso offrirle di più, mi dispiace. Allora, vediamo di contrattare molto, ma molto rapidamente. Perfetto, abbiamo anche aumentato considerevolmente il prezzo di vendita. Oh, è ritornato il birraio. Mosciao, ieri ho avuto un'idea geniale. Preparare una birra in grado di scaldare le ossa anche nelle giornate più gelide. Ok. La ricetta è così pronta, ma ho bisogno di qualche genere di fuoco liquido per fare in modo che la birra sia sempre calda. Birra calda? Ah, che schifo. Hai qualcosa che mi possa aiutare? Birra calda? Cioè, una pozione del fuoco. Che altro possiamo fare, onestamente? Oh, io ci provo. Il problema è che se gli offri la pozione sbagliata, loro si incocchiano. Abbiamo una pozione del fuoco di secondo livello. E perché non abbiamo quella di terzo livello? Vuol dire, il fuoco è facile da raggiungere. Sono anche pieno zeppo di campanule di fuoco. Allora, cerchiamo di farci furbi. Avanziamo oltre la magia stessa. Poi ci spostiamo verso l'alto con il fiore del vento e correggiamo il tutto mettendo dell'acqua. In teoria, a mio avviso, dovrebbe funzionare. Allora, facciamo una prova perché non lo so nemmeno io, gente. Vado molto, ma molto a tentativi. Ok, piano, che vorrei evitare di sprecare le risorse. Ora, aggiungi un po' di acqua. E l'orientamento mi sembra buono. Che dite? Forse dobbiamo muoverci un po' verso l'alto. Giusto un ciccinino, nino, nino. Eccolo lì, fermo, ferma tutto. Ferma tutto. Bloccami la pozione. Olè. Ok, richiede un po' più di risorse, non dico di no, ma salvami la ricetta. Posso cambiare il contenitore? Lo mettiamo a forma di stella. Va che bello, che non è l'etichetta. Me la metti a forma di stella. Tutto stellato. Salva la ricetta assolutissimamente. Concludi la pozione. Ora, non so se è ciò che vuole il tizio. Vediamo un po'. Sembra molto ma molto contento. Ovviamente una contrattazione amichevole molto rapida. E che cocchio. E si goda la sua birra calda. Oh, abbiamo superato il millino. Incredibile. E abbiamo raggiunto un nuovo livello di popolarità, che era peraltro un obiettivo secondario. Salve, ho raccolto 3 funghi. Oh, è ritornato il vecchio. Ma tutti i funghi costosi, ciccio, eh? Allora, un po' di funghi matti me li porto via volentieri. Ce ne sono di nuovi, lo strampafungo. Che boia di giro fa? E strampa, proprio tanto strampa. Funghi fetidi, sì, perché mi pare di non averne tanti. Ne ho solo 3, in effetti, se mi chiedono pozioni velenose. Faneda. E il resto dei funghi costano veramente troppo. Dannazione. Senti, mettimi un altro fungo matto. Contrattiamo molto rapidamente e vi sono tutti felici e contenti. Meno 15, va benissimo, signore. Lui dovrebbe essere l'ultimo cliente. No, un po' ci speravo. Bondi, voglio catturare un pesce davvero tosto. Che tu ci creda o no, quel piccoletto sputa fiamme. Quindi una pozione del gelo. Abbiamo gelo di terzo livello, lo possiamo preparare. Non è un problema, si cucchi tutto il suo gelo. Aspetta, un pesce che sputa fiamme? Beh, ne ho visti anche di più strani. Di solito sono molto fortunato con i pesci stravaganti. In passato ho catturato un piranha e persino un pesce zombie. Quindi uno che sputa fiamme non è poi tanto strano. Ah, va bene, contento lei. Aspetta che lo faccio un po'. Iacca boiazza. Non importa, non importa, non importa, va bene così. Un solo errore mi incocchio come non ci fosse una cifra. Mi serve una pozione che mi protegga dai pericoli della battaglia. Va bene. Non credo che lui voglia una pozione della forza, ma una pozione della resistenza. Andrei in questa direzione. Allora, vediamo un po'. Per andare al sud dovremmo avere una quantità spropositata di terraria, ma pop una cifra. Quindi adesso mi diverto a triturare tutte le risorse. Ci vediamo fra 20 minuti. Potrei utilizzare questo portale, non dico di no, ma per ora mi accontento. Ok, così facendo abbiamo anche esplorato meglio la zona circostante. C'è un effetto qua sotto, vediamo un po'. Se utilizziamo un fungo fetido, purtroppo vado a sbattere e quindi ci danneggiamo troppo la pozione. Quindi muoviamoci delicatamente in quella direzione. Però dovrei scoprire il portale dove mi porta. No, evitiamo di correre rischi inutili per adesso. No, scusi, vorrei questo, grazie, molto gentile. E poi utilizziamo sempre la terraria qua per andare ancora un po' di più verso il basso e per recuperare anche un po' di conoscenza che tanto schifo non mi fa. Siamo in un punto brutto, non dico di no. Oddio, se uso la florifoglia gli arrivo in parte, se sono abbastanza veloce. È rischioso, gente, tanto tanto rischioso. Ci provo, vediamo un po'. Vai, 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 vai. Marca pozzoncella. Ah, quanto mi rode sta cosa. Ok, al diavolo, sono pieno zeppo di terraria. Quindi utilizziamo questo portale. Vediamo un po' dove ci conduce. Beh, non è che sia stato il viaggio più utile della vita. Però aspetta, posso mescolare. Oh,
Abbiamo risparmiato un cicinino di strada? Non è la cosa più stupida della vita? Fatemi fare la stessa cosa utilizzando dei fiori dell'acqua. Devo fare molta attenzione, tuttavia, a non sbattere troppo sui teschi. Vediamo un po'. Ok. Riattiviamo il tutto. Vammi verso sud, che non sarebbe male. Oh, che bucio assurdo. Allora, a sto punto finiamo il tutto per recuperare. Sì, nuovo punto. Andiamo ancora di commercio, gente. Cioè, potrei anche aumentare il raggio della visibilità. Non dico di no. Non punterei troppo sulla pratica alchemica che aumenta l'esperienza, ma per l'appunto sul vile denaro. Allora, ritornando a noi, ora... porca boia, però andiamo a sbattere. Devo scendere un attimino? Direi più o meno qui. Perfetto. Aggiungiamo del fiore di fuoco. Porca boiazza, però mi fa scendere troppo. Oh, mi sarei dovuto fermare prima. Ok, vabbè, non importa, recuperiamo comunque un po' di cose. Aspetta, siamo praticamente dietro l'angolo. Utilizziamo un ulteriore fiore di fuoco. Non c'è neanche bisogno di triturarlo così tanto. Dite che arriviamo al livello 2. Aspetta, aggiungiamo acqua. Sono un cretino. Ok, aggiungi acqua. Signori, richiede tanti ingredienti, ma è una pozza di terzo livello. Vai! Pelle di pietra. Non ha un obiettivo secondario. Sì, pozione della pelle di pietra. Allora, ti diamo questa forma strana che non ha benché minimo senso logico. Perfetto. E l'etichetta la facciamo così. Mi piace, aggiudicato. Salva la ricetta, concludi la pozione. Oh, no, vi giuro, è stato anche troppo complicato. Ok, era quella che voleva. Non so quanto mi sia costata effettivamente produrre la suddetta pozione. Va benissimo, va benissimo, non rischiamo. Cos'è? C'è il marito che la piglia, c'è Foni. Vabbè, non è un problema. Dimmi che la posso... Sì, la posso preparare. Abbiamo abbastanza ingredienti. Ecco qua. Basta che ci abbia denaro, signore. E vi sarò tutti felici e contenti. Alle 1500... Oh, maronne, chi è sto tizio? Non apre bocca. Buongiorno, la posso aiutare? Si guarda attorno. Rimango in silenzio anch'io se vuole. Sembra improvvisamente ricordare qualcosa e si avvia verso l'uscita. Quindi non ti serve proprio nulla? Si ferma per un secondo, poi se ne va. Lei è una figura molto malvagia. Probabilmente si è accorto che io sono un venditore praffo e onesto. Dobbiamo anche riparare la macchina alchemica. Come? Cioè, ma... non c'è neanche il denaro per farlo. Vabbè, andiamo a dormire e passiamo alla prossima giornata. Il problema è che le pozioni che abbiamo pronte all'uso sono molto ma molto monotematiche. Dovremmo anche fare una pozione della luce e creare una pozione con tre effetti diversi. Pozione della luce. Andrei in direzione dell'esplosione del fuoco? Mi pare il punto migliore. Allora, signora! Ah, è tutto il giorno che ho la nausea. Hai niente che mi possa aiutare? Guardi, la pillola abortiva ancora non l'abbiamo inventata. Porti pazienza. Pagherò un sovrapprezzo per una pozione dai molteplici effetti. Quindi vuole una pozione curativa con effetti extra. E che cocchio ti faccio? Ok, la mia idea è forse una boiata e non funzionerà. Faccio una pozione curativa che ti fa anche l'effetto gelo, che sarebbe meglio se sei rimasto ferito o altro. Magari, so, magari ti dà un bel alito al sapore di menta. Che cocchio ne so pure io, gente. Sono confuso dalla vita, se non si fosse capito. Cerchiamo di fargliela di livello abbastanza alto. 2 il massimo. Vediamo un po' se riesco a tirare indietro. A portarla a 3, che nella peggiore delle ipotesi è un'ottima pozione. Blocchiamola. E ora possiamo andare verso l'alto, ovviamente utilizzando il fiore del vento 2 volte. Lo lascerei poi integro, che ci porta direttamente lì. Aspettate che intanto vedo di andare in quella direzione. E se utilizziamo un fiore dell'acqua, siamo anche troppo alti, ci arriviamo abbastanza vicino. Se non funziona, ricarico il salvataggio. E chi si è visto, si è visto. L'importante è che non sbattiamo sui teschi. Ok. Vediamo un po' se l'effetto funziona. In teoria sì. Concludi la pozione. È abbastanza bizzarra, eh. È una forte pozione della guarigione e del gelo. Guarda, lei tutta contenta. Cioè, io spero di averci guadagnato e di non averci perso denaro, signori. Perché sennò mi incocchio proprio una cifra. Aua, a posto? Il lato positivo è che la reputazione e la nostra popolarità stanno continuando a salire. Muscelve, ho saputo che in città c'è un nuovo volto. E sono passato a salutare, sono la maglia del pasto, o strega se preferisci. È così che mi chiamano i locali. Comunque non sono venuta solo per mera curiosità. Non è che avresti del veleno in questa bottega? Scusi, cosa se ne fa del veleno? A volte le nostre ricette richiedono l'aggiunta di veleno, di sangue umano. Magari anche no.
In effetti la mia reputazione non è scesa, come potete notare. Ho beccato un calcio da un cavallo e ora temo di avere una costola rotta. Cazzi tuoi, ma a parte quello, cuccati tutta la mia pozione forte della guarigione. Ne posso craftare veramente un bel po', quindi siamo a posto. Se fosse così semplice anche nella vita vera... Porca miseria, dicevo anche nella vita vera, ragazzi... Ah, vabbè, ho fatto cavolate come al mio solito, vabbè. L'importante è che non ci abbiamo perso troppo denaro. Allora, è ritornata la tizia che vende le erbe. Mi dice anche che le serve una pozione. Vedi, c'è un posto in cui andavo a raccogliere gli ingredienti, ma ormai non si trova quasi più nulla. Le piante impiegano secoli a ricrescere. Ah, vuole un coso della ricrescita. Vabbè, in teoria le basta anche uno di base, perché purtroppo abbiamo la crescita rapida di livello 1. Però ne posso craftare solo uno perché richiede ingredienti un po' fetenti. Va bene, abbiamo comunque accontentato la tizia. Vediamo un po' se ha qualcosa di interessante. Ha solo dei fiori del vento, però ne ho... Beh, ne ho parecchi, non ha senso comprarli. Mi avrebbero fatto comodo dei fiori dell'acqua, ma costano uno sfacelo. E niente, è stato un piacere rivederla, saluti a casa. Mi serve una pozione che migliori le mie abilità di borseggiatrice. Vada via, signora. Vedete, l'ho mandata via e la reputazione è aumentata. Salve, alchimista, hai niente che potrei usare per riprendermi da una battaglia? Pozione curativa? Scusi, ma non è mago anche lei? Santo cielo, non c'ha le magie? No, vediamo un po', te le piace? Dice lui, è bellissima. Però sì, devo fare quella cocchio di pozione con tre effetti e tra un attimo. E andiamo anche a fare la pozione della luce. Quanto c'è più 7? Vai, meo che niente. Oh, va che i clienti stanno aumentando a vista d'occhio. Cammino molto quando sono di pattuglia. A volte devo anche inseguire mostri e banditi. Hai una pozione che mi aiuti a stancarmi di meno? Oh, so, vuoi essere più rapido? Questa che di... No, non gli piace, non vuole essere più rapido. Scusate, ma una normale pozione della forza? Oh, magari potrebbe essere quello che fa. Al caso suo, non mi rompe... Oh, alleluia! Ero lì che cercavo di capire che cocchio volesse. Aspetta che magari riesco a guadagnarci lì. Oh, meno male, siamo a 1857. Ok, ultima cliente della giornata. Pensi che morirò? C'è niente che possa salvarmi. Ah, la flatulenza, no signora, è finita, le esplode proprio il culo. Signora, guardi, le faccio una normale pozione della guarigione e vi sono tutti felici e contenti. Perfetto, non mi paghi in scoregge, cortesemente, non mi faccia qualche melodia di culo, lo eviterei molto volentieri. Ok, un'altra giornata completata, mamma mia. Allora, dicevamo pozione della luce. Scommetto quello che volete che si trova qua. Allora, ho una mezza idea. Creiamo fin dall'inizio una pozione del fuoco di terzo livello. Quindi continua a preparare da qui. Così intanto gli abbiamo dato un effetto. Ah, quindi comunque andrà verso il nord. Porco cane, è un po' una fregatura. Speravo di poter combinare meglio i vari effetti. Bisogna fare attenzione quando ricicliamo le nostre ricette. Allora, teniamo da parte una pozione del fuoco che torna sempre utile. E a sto punto muoviamoci manualmente utilizzando uno sfacello di sti cocchio di fiori di fuoco. E neanche a farlo apposta sono più che sufficienti. Spero tuttavia che il portale non mi remi contro e non mi porti in culolandia. Vabbè, peggiore delle ipotesi, continuiamo ad esplorare la zona circostante. Allora, faccio una cosa un po' rischiosa. Vado avanti e uso l'acqua per tornare al portale. Vediamo un po' se il tutto funziona. Vai, 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 vai. Mi porterà sotto, guarda che mi porta sotto. No! Che fregatura assurda, gente, che fregatura. Oh, a sto punto. Ma che la terraria l'abbiamo consumata quasi tutta. Ma vabbè, fatemi utilizzare un po' di terraria per cercare di ottenere un po' di punti conoscenza extra. Ma vaffanclub. Ci sei rimasto non male, di più. Ok, annulliamo la pozione, resetta il tutto. Oh, sono pieno zeppo di fiori del fuoco, ci metto niente a ritornare lì. Ok, mi avvicino un po' troppo, non dico di no. Forse con della terraria riusciamo a scendere, ma... Porca boiazza, siamo sempre vicino a zone molto pericolose. Vediamo un po', vai così. Poi un altro fiore del fuoco. E porca miseria, però devo... triturarlo un cicinino in modo tale da finire sotto. E dobbiamo vedere, perché è difficile capire come combinare gli ingredienti. Perché se adesso aggiungo, vedete, il fiore del vento ad esempio mi porta troppo di lato. Dovevo andare un po' più avanti, purtroppo per me. Ok, almeno recuperiamo un altro po' di conoscenza. Aspetta, aspetta. E se aggiungessimo dell'acqua? Oh, non è niente male. Pescola ancora. Ferma tutte le cose. Vai di mantice come non ci fosse un domani. Ok, richiede uno sfacello di risorse. Wow, era veramente la luce. Salva la ricetta. Anche se non lo faremo praticamente mai.
Ok, abbiamo creato la pozione della luce, concludi la pozione. Mamma mia, sei stato complicato, signori. Tanto ma tanto complicato. Guarda quanto cage bea. Ok, andiamo a dormire. Signori, il lato positivo è che siamo pieni zeppi di denaro, ma è abbastanza ovvio che lo finiremo molto ma molto in fretta. Guarda quanti funghi che sono cresciuti sull'albero. Non mi pare di aver lasciato nulla. Allora, vediamo un po' chi arriva di bello quest'oggi. Gianni e Pinotto. Bella, cara, bisogno di un veleno potente ad azione rapida. E come l'altra volta, apprezzerei molto se tu non facessi domande e custodissi il nostro piccolo segreto. Guardi, non varchi più la soglia della mia bottega. Questo personaggio non farà mai più ritorno alla tua bottega. Vuoi davvero proseguire? No, vabbè, concludiamo la conversazione. Amen se abbiamo perso un po' di popolarità. Voglio dare al mio cavallo una pozione che lo renda più veloce prima di un viaggio. Oh, finalmente! Ne ho 8 miliardi, ne abbiamo una di terzo livello. Questo è anche l'effetto fulmine, le piace l'effetto fulmine. Signore, con questo il suo cavallo praticamente scorreggia saette. Aspetta che non faccio boiate, va bene così, più 8, aggiudicata. Hai una pozione che mi aiuti a sconfiggere un drago di ghiaccio? Temo che non avrò molto successo senza... una pozione del fuoco di terzo livello. Ma le meravigliose! Ok, perfetto. Perché c'hai i prezzi questo? Aspetta, allora evitiamo di far... Porca miseria, c'è niente, me la so cannata, non importa, non importa. Ciao, hai ancora erbe a sufficienza? Dovresti sempre avere una piccola scorta a portata di mano. Scusa, ma cosa fai quando non raccogli le erbe? Beh, di solito mi dirigo nel folto dei boschi, scelgo un luogo pittoresco e ascolto il canto degli uccelli. Talvolta, quando non c'è nessuno nei paraggi, inizio persino a cantare. Non è vero, fai cosacci in mezzo alla foresta con gli animali. Ok, andiamo avanti, mostrami tutta la tua merce. Uila, cos'è sta roba? La bacca benefica. C'è anche una specie di frutto boomerang. Ma to fa un giro veramente assurdo. Ma che senso ha? Cioè, questa servirà in punti molto specifici della mappa. Questo è poco ma sicuro. Guardate la spina dorata! Non mi pare che l'abbiamo mai incontrata fino adesso. Allora, la bacca benefica fa un giro del manga. Però ci permetterebbe di raggiungere le zone sottostanti con maggiore efficienza ed efficacia. Direi di comprarla. Florifoglia, come siamo messi? Perché ricordo di averne utilizzata un bel po', infatti ne ho solo 3, dannazione. Allora, vediamo di fare un po' di scorta di florifoglie e, evitando di far boiate, cerchiamo di contrattare con la tizia. Ah, ok, meno 62. Di solito non torno indietro, però dai, abbiamo risparmiato uno sfacelo, gente, uno sfacelo. Ok, concludi la conversazione. Signora, cosa mi arriva qua tutta preoccupata? Vorrei essere agile come una lince. Hai una pozione che mi renda agile come una lince? Corrisponderà una somma superiore se la pozione presenta delle proprietà aggiuntive adeguate. Signora, io le faccio una pozione destrezza base base, perché è una rottura di scatole. E ho anche pochi ingredienti allo stato attuale. Questa è quella che vuole. Oh, madonna, quanto è bella! Perfetto, vediamo di contrattare con la tizia. Ho perso praticamente tutto il vantaggio. Vabbè, ci abbiamo provato, no? Fatto cavolate. Non importa. Sono tornato in pari. Sono praticamente tornato in pari. Un alchimista, avresti una pozione che mi aiuti a sconfiggere un golem di pietra o di ferro? Ah, di pietra o di ferro? Qualcosa che esplode? Forse. Potrebbe fare al caso suo, perché non penso che basti una pozione di fuoco. Cioè, forse il ferro può essere sciolto dal fuoco. Guardate, intanto me ne crafto una per sicurezza. A parte che ho notato dopo che c'era la... Ma no, ma così è bellerrima, santo cielo. Come ho fatto a non notarla prima? No, il cuoricino non ha senso. Oh, direi che l'etichettina così ha un aspetto molto ma molto interessante. Dicevamo, o fuoco o esplosione. Peraltro qui ho un fuoco 2, qui abbiamo un fuoco 3. Allora, liberiamo uno spazio. Ok. Mi sono appena ricordato, dato che sto registrando questa parte qualche ora dopo, che non ho mai sbloccato la ricetta perché abbiamo avuto un po' di problemini. Ah, che rottura di scatole. Non abbiamo ancora nulla per andare, sì, in quella direzione. Ah, il fungo matto. Ma certo, il fungo matto. Scusi, mi faccia tritare tutti sti funghi fuori di testa. Oh, va che questo è il miglior alchimista simulator di tutti gli alchimisti simulator che io abbia mai visto. Oh, vai. Non toccare i bordi. Che meraviglia. Diamo un'ultima dose. Secondo me ci arriviamo ciusti, signori. Allora, fammi tritare un po' di più. Nel caso facessi boiate, casomai torniamo indietro utilizzando dell'acqua. Tocco di fungo matto, come avete visto, è un incubo da ottenere. Vai così. Aggiungi un ciccinino ino di acqua. Porca, c'è la miseria.
gira ancora un pochetto. Ok, non la toccare, non la toccare, che ti picchio male tutta la famiglia. Praticamente ci richiede 4 funghi matti. Non sarà facile da craftare. Per allora, per adesso salviamola. Volevo cambiare la forma. Salva l'ultima ricetta. Oh, mi sono cagato in mano, che voi non ci avete idea. Dicevo, volevo cambiare la forma della boccetta, ma per ora va bene così. Signore, direi che questo fa il caso suo. Ok, proviamo a contrattare perché ho bisogno di file da naro. Ok, va benissimo così, va benissimo così. 234. Ho deciso di imparare a evocare i fulmini, per cui necessito di una pozione che abbia un effetto simile per la mia ricerca. Ce l'avresti? L'abbiamo brevettata, mi pare. No, abbiamo solo scoperto dove cocchio fossero i fulmini, che erano in Culolandia. Ok, spostiamoci con un fiore dell'acqua verso destra. E il gioco è fatto, allora, non troppo... Allora, per adesso, aspetta, fammi fare così, ottimo. Non sarà mai di livello 3, al massimo arriviamo al livello 2. Salvo comunque la ricetta, anche se mescola praticamente 2 effetti differenti. Gliela facciamo a profumino. Ma che spettacolo che non è. Blocchiamo il secondo effetto e voilà! Dovrebbe essere una pozione iper putend. Signora, questo è qualcosa di meraviglioso. Non è contenta? Ma era bellerrima, ma l'ho fatta proprio per lei. Avanti. Sente che buon profumino che c'ha. Speravo che con l'effetto mana le desse, non so, qualcosa in più. Che dice, no, non le piace. Puzza di culo. Ma che cocchio, queste donne che si lamentano sempre. Vabbè, gliela rifaccio per la prossima puntata, signora, che sono in partita a quasi 2 ore. Gente, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. No, signora, non c'è trucco, non c'è inganno. Questa è la magia. Nei commenti, ovviamente, fatemi sapere cosa ne pensate. Vero, signora? La signora dice sì. Lasciate un bel mi piace, altrimenti la signora prende il bastone e lasciamo stare, non volete sapere il resto. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao, ciao!